Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Spider-Verse. Benvenuti. Questa volta, come avrete già visto dal titolo del video, un'esclusiva. Siamo nel 1991 e Sega era l'incontrastato leader per quel che riguarda i giochi da sala. Che cosa fa su licenza Marvel? Questo grandissimo, grandissimo, insomma, famosissimo in realtà. Gioco per arcade dedicato all'Uomo Ragno. Essendo un coin-op, cosa facciamo? Ci giochiamo in due, Giustamente. Spider-Man. Come ci stiamo giocando? Ovviamente una versione, stiamo registrando un cabinato non proprio. In sala giochi, in una vera Esatto. sala giochi. Allora, personaggi giocabili: Occhio di Falco, Spider-Man, la Gatta Nera ed Namor. Ok, io non è che li conosco molto, quindi provo un nome a caso. E io, per forza, il nostro eroe, visto che la serie è dedicata a lui. La Mystic Power Stone. Lo scorpione. Il gioco è molto semplice in realtà. Un tasto si salta, un tasto si attacca e via dicendo. E via così. È una specie di... Guardate in basso però, l'ideale sarebbe stato giocarci in 4, in realtà. È un classico picchiaduro a scorrimento, la cosa, ha una Streets of cosa che Rage. io odio, guardate le animazioni di Spider-Man quando cammina. Scazzatissimo, non c'ha voglia, non c'ha voglia però. E sì, è un gioco alla Streets of Rage barra Final Fight. Mi ricorda in realtà, giusto vista la sua natura di tie-in ispirato a una serie a fumetti, quello delle Tartarughe Ninja. Sì, l'avevo Tra quello e visto. l'ambientazione newyorkese. Ma ho scoperto che ce ne sono un po' di giochi ispirati ai supereroi in sala giochi e di fattura più che decente. Uno è il famosissimo X-Men, che è bellissimo e sarebbe carino anche giocarci magari. È sempre un... Così. Con gli Guarda, X-Men degli anni 90, potrei quindi. averlo provato, giocato all'epoca, se non Ma sì, sbaglio, è non te sicuro. l'assicuro, ma... Ma sicuro. Quelli dove c'era da scegliere Ah, c'è una mossa Rogue. speciale che si può fare, ma ti toglie vita. Come sempre in tutti questi giochi. Ah, non l'avevo realizzato. Tra l'altro, cioè, sono uno che va in giro Guardate con arco e chi c'è sopra. frecce. Venom. Subito, così. Che altro, sono uno con arco e frecce, va in giro e tira e pugna la gente, vabbè. Ovvio. Così, Mica tipo. vorrei usare le armi che hai. Belle queste scritte, Sì, no, l'idea molto che il fatto che sia così fumetto americano fumettoso è 90. bellissimo. Poi questi sono dei tipici cabinati che in sala giochi facevano un casino allucinante. Sì, con i suoni, Sì, i rumori. vabbè, è chiaro che potevi settare il volume. Però... Però questo era uno di quei cabinati dove c'era sempre un sacco di gente. Quando trovavi il cabinato giusto, Ah, ok. c'era il campanello di 3-4 persone che giocava. Che effettone grafico. Beh, sono giochi anni 90, erano comunque. Vabbè, tecnologica. C'era questa peculiarità. Ok. Per cui. Vita, aspetta, sto morendo. Io. Ah, cazzo, è vero. Scusa, pigliala tu. E qui diventa un po' più Ah, tipo run and gun, plattformoso. diciamo. Pigliala tu. Che cazzo ho Figo, era fatto? sotto. Non lo so, sei Che uscito. figata! Ah, qui posso sparare. Ok, vabbè, ci sta, è lontano, io ho le frecce. Io ci ho giocato solo un pochino per. Bello. Non so perché c'è Namor. Beh, carino, non è tutto No, soltanto... no, no. Ah, quindi ti fa fare questa specie di livello così. Sì, dobbiamo battere Venom, eh. Sì. Però è gigante e ha un sacco di vita, io no. Quindi, Ma tu puoi attaccare da lontano. cioè... Ecco, tipo le Le spider spider frecce. Che cazzo sono le spider frecce? la Madonna. Dai, in faccia. Pigliala
picchialo. Ma perché non può andare a scendere? Scendere? Sto cercando di scendere, ma... C'è un salirlo. Spider Fresh. Dai, mi è venuto fuori carino. Sto morendo brutalmente. Intanto sono morto io. C'ha tipo... Continuo, sì, certo. Il baltato. Ah, possiamo cambiare, dai, provo... Submariner. Ah, minchia. Fulmini, figata. Potente. Ovviamente non riusciamo a prendere noi la Power Stone. Ma che bello. Però la grafica è bellissima, mi piace un sacco. Carina, così cartunosa. Sì, sì. E adesso torna. E torna. Ah, scusa. I nemici sono orrendi, sembrano usciti dai Power Ranger. Ma questo karate chop di Namor che fa molto tipo Star Trek. Cosa? Fa il karate chop alla Star Trek. Cosa vuol dire? È il colpo di karate, tac, il taglio di karate molto anni 70-80, trashissimo. Anzi, altro che 70-80, perché è molto prima. Scusate, intanto ho buttato dentro un po' di crediti. Poi ci si può colpire? Sì. Ok. Che figata. E tra l'altro il successore di questo gioco erano due giochi che vedrò, che si che vi mostrerò in una puntata appoggi, in due puntate in realtà. Non sono veri successori, però lo spirito era quello, cioè Maximum Carnage e Separation Anxiety, sia su Mega Drive che su Super Nintendo. Faccio un piccolo spoiler, ma tanto siamo nel 2018, vede che non ci sono spoiler che tengano. E nessuno dei due titoli che vi ho appena citato permettono di giocare in due, anche se si poteva scegliere tra Spider-Man e Venom. Peccato. Sì, non ha senso, veramente. Anche perché sono successivi a giochi come Streets of Rage, quindi che non fossero... Kingpin. Quindi è strano che un gioco venuto dopo Streets of Rage non permettesse di giocare in due, un picchiaduro a scorrimento. Cioè vuol dire comunque sicuramente fare una pessima figura da quel punto di vista. E poi stranissimo, cioè... non era proprio conveniente. Cioè si sposava bene anche come storia, sì, come tutto, sì. Due o più personaggi. No, la storia... il gioco si chiama Spider-Man and Venom in Maximum Carnage. Quindi... peccato, perché sono quelle cose che avrei giocato volentierissimo con te sul canale. Poi si possono giocare anche un livello per uno da soli, però è un po' diverso. Meglio... cos'è che ha detto? Credo che scattasse un pochino. Ah, figo, ti metti il counter di quanti... Sì. Ah, niente, tutto qui però. Sì. La grafica è troppo carina. Il Burger King, let's see if you've got what it takes to stop the Zeppelin from taking off. Ok, dobbiamo impedire a King quindi scappare. Già, subito il Goblin. Ma questi quattro, cioè gli altri tre comprimari di Spider-Man, sono casuali o... ha un senso, magari sono una squadra di vendicatori, super amici, no, no, c'è da niente, ok. Allora, l'unica che ha veramente senso è la gatta nera. Ok. Che è tale Felicia Hardy. Che tu non so se hai mai. Se conosci, a parte per la sua apparizione. Ah no, che cazzo di quell'apparizione? Stavo pensando la Spider-Man 3 di Sam Raimi, ma non c'è lei, c'è Gwen Stacy. Sì. No, Felicia Hardy. Dicono che in Spider-Man Homecoming ci sia. Ah, ma perché? Perché c'è una ragazza di Spider-Man. Allora, a un certo punto Peter Parker e lei hanno avuto una storia. Vabbè.
E io... Vabbè, ma nei modi videogiochi chi non ha avuto una storia con i fumetti? Fa X-Men. Ma sì. No, in realtà, guarda che l'Uomo Ragno ha avuto molte poche storie, nel senso, lui prima Gwen Stacy, dopo che muore Gwen Stacy, Mary Jane. Qualche flirt un po' con... gente varia. Con Betty Brant, ha avuto una sua collega al Daily Bugle. E Liz, ed era invaghito di Liz Allen, che poi finisce per sposare Harry Osborn. Ok. Ma la sua grossa, la sua unica storia, nel, diciamo nell'universo Marvel normale, con un qualcuno dotata di poteri, tra virgolette, perché in realtà non ha poteri, okay. È solo una ladra. Tipo... Non tipo Wolverine che sta a mezzo mondo. Ma in realtà anche quella è una minchiata di film. Ha avuto una storia con la Gatta Nera, solo che la Gatta Nera è innamorata di Spider-Man, non di Peter. E lui voleva qualcuna che lo amasse veramente, quindi un po'. E per quanto io adori Mary Jane, shippavo tantissimo la sua storia con la Gatta Nera, cioè dai, sei un grande, stai con lei, cazzarola. Solo che lei era una ladra e quindi ha sempre avuto un po' di... ci sono stati sempre un po' di diverbi dal punto di vista professionale, quantomeno. Che non sei. Però è una gran gnocca. Cambiamo. E l'unica cosa paragonabile al suo rapporto con la Gatta Nera c'è stato in Ultimate Spider-Man, quando a un certo punto si mette con Kitty Pryde. Ah, ok. Perché lui lascia Mary Jane dicendo no, qui è troppo rischioso. Lei si innamora, Kitty Pryde lo conosce per un... A un certo punto lui si trova nella villa degli X-Men senza maschera, scoprono chi è, lui dice oh cazzo, mi avete scoperto, gli salvano la vita loro. Dice guarda che anche noi siamo supereroi, sappiamo come funziona, di noi ti puoi fidare. Però Kitty lo scopre e si innamora di lui. Lui all'inizio dice no, 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 però poi dice vabbè senti, io posso diventare intangibile, non mi sembra il caso che tu ti preoccupi per me. Cioè, a me non mi possono fare del male se voglio. Scendi? Ah, non capivo. Quindi per un po' sta con lei, ma è una cosa molto breve. Invece la storia con la Gatta Nera nell'universo Marvel normale è una cosa grossa, tra virgolette, per Spider-Man. Poi lei ha riabbracciato, tra virgolette, la vita criminale. E quindi... però collaborano ogni tanto, quindi lei ha senso che ci sia. Namor e Okai in realtà... non c'entra niente, dice. Vabbè, è lo stesso universo, quindi ci puoi mettere chi sì, ti pare. Sì, no, ok, però non è molto... è come nel... prima stavamo parlando di giochi arcade Marvel. In realtà... giù e salto. Ok. In realtà di gioco come questo, oltre a quello degli X-Men, ci sarebbe anche il gioco del Punitore. Ah, con che però, lui... e Captain America. Ah, ok. Che in realtà non sembra proprio una coppiata vincente, classica. Sì. Ma vincente sì, perché spaccano. Però... Quattro. Bastardo, ma ho ucciso un po'. Proprio nemici a caso, figata. Beh no, a caso, i nemici sono giusti. Che spuntano le fottute pareti. Sono loro. Tra l'altro fa malissimo. Solo quello. Figata, potremmo provare entrambi. Prima o poi. Ce le giocherei volentieri. Quello degli X-Men ci sto sicuramente. Perché mi piaceva un sacco. E pensa che l'avevo comprato anche su iOS. Su iPhone, sì. Molto carino. Ok, sicuramente. Carina sta cosa di... già pensavo che avremmo dovuto attaccarci sotto con riuscirla. Ma era una cosa un po' 2D, esplorazione, avventura, mi piace un sacco. Giusto per dare varietà. Tanto qui la Gatta Nera col suo costume classico anni 90. Poi ovviamente ne ha cambiati un sacco. Beh, come quasi tutti i supereroi. Tranne Spider-Man. Cioè Spider-Man sì, gliel'hanno messi altri. Ma... gliel'hanno messi altri a Spider-Man, però...
il classicone è questo. Beh, anche Hawkeye con questo costume, cioè, è veramente è vecchio. Terribile, sì, è terribile. È invecchiato malissimo come look. Sono quei colori, quelle maschere, quelle cose un po' strane che andavano decenni fa. Tra l'altro lui era il capo dei Vendicatori della Costa Ovest, cioè la divisione... Ah. Yeah. Sì. Cioè, figata. Ci stava. Stava. Figata era per fare altre storie di un'altra divisione dei Vendicatori. Vabbè, certo. Avevano tirato fuori talmente tanti personaggi che almeno volevano dargli dello spazio a tutti. Certo. Che bello, tra l'altro i nostri amici a casa stavano sentendo un sacco di... smanacciamenti. Sì. Stavo pensando anch'io. Vabbè, ma anche se la giochi, sei quel rumore facendo quando giocavi. Assolutamente. Ma che lo spaccavi, bla 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 bla. E questo insieme a quello degli X-Men o delle Tartarughe Ninja oppure di Tower of Doom di Dungeons and Dragons. Ah, anche quelli sarebbero da fare prima o poi. Erano gli arcade più rumorosi, più oppure Street Fighter. Quando alzavano il volume Street Fighter era una figata allucinante. Oh, finalmente Goblin. Perché dice Happy Landing, ho detto. Sì. Vuole scappare. Ha dirottato il coso. Tanto lui vola, che gli frega, giustamente. Infatti. Maledetto. Tanto adesso che lo sconfiggiamo sta a vedere che scapperà via e noi qua a doverci salvare da questo idro volante strano. Ah, guarda, ma sta precipitando il coso dietro. Mazza. Ah già, questo è il pezzo. Che figata che lancia le bombe giù. Adesso se lavora, maledetto. Beh sì, anche il Goblin, questo cosa qui, non è che sia proprio modernissimo, eh. In realtà no, è invecchiato anche lui malissimo. Ma tutti. Diciamolo, dai. Infatti io adoravo, come tu ben sai, tutto l'universo Ultimate, perché erano stati tutti rivisitati. Il Goblin dell'universo Ultimate era molto più diverso. Ma per fortuna, comunque. Era una specie di Hulk gigante che prendeva fuoco. Stiamo avendo un po' di difficoltà. E più che altro non riusciamo a colpirlo, sto stronzo. Mi ricorda non poco. Mi metto un po' di credito. C'era tipo qualcuno di tipo. Non so se è stato Strange, così che ci dava la torcia, mi ricordo. Sì. Che non beccavamo lì. Era quello che volava. Quello che volava, livello. Vero? Sì, bisogna guardare l'ombra, come questo. Maledetti. Era quello che volava con gli artiglietti e il jetpack. Sì, sì, sì. Maledetti stronzi. Ma che è bastardo, questo, Spider-Man. Ma perché? Come chiamarlo Lava? Oh. Un'altra barra di vita adesso. È finito, sto incontro è veramente infinito. Cioè. Ragazzi, questo è un episodio, come avrete notato, speciale dello Spider-Verse. Perché andiamo oltranza, io lo finirei. Se non sono 46 livelli. Alla fine, piuttosto che fare una tripletta, bello! Could the Kingpin be the mastermind behind it all? Well, there's only one way to find out. Quindi classicamente ci va a fare il culo al Kingpin mastermind. Sì, l'unica cosa di cui potrei lamentarmi è che in effetti questi supereroi non fanno cose molto super in questo gioco, però... Sì, ma neanche Spider-Man stesso, cioè non è che abbia... No, esatto, non è che vanno in giro a sparare a telefono. Esatto, abbiamo visto negli episodi precedenti di Spider-Verse già dei giochi. Quelli del Game Boy facevano... diciamolo, erano bruttini. Vabbè, però per quelli del Game Boy Color... No, bruttini, brutti, sì. Forti. Il Game Boy è tirato fuori di quei capolavori. Ma anche... Ma che vedere giochi del genere proprio era, non dico un insulto, però erano fatti male, ragazzi. Con tutta la buona volontà. Io adoro Spider-Man, ma quei giochi mi hanno sempre fatto cagare. Quelli del Game Boy Color invece dell'episodio scorso, sì, dei due, sì, li ho visti. Carinissimi. E ne vedremo delle belle su Game Boy Advance, ragazzi, non lo sapevo.
Ma vi faccio questo anche un altro spoiler. Ce n'è, eh. Mi sono già preparato un po' di titoli da giocare. Beh, poi di uno stesso franchise, stesso eroe, nel corso degli anni per varie console hanno fatto tanti di quei. Cioè, mi ricordo anche da piccolo, i giochi su X-Men si cavano. E quanti erano belli? Pochi. Esatto, quindi questa serie avrà la stessa sorte, diciamo, purtroppo. Però questo già sta risollevando. Sta, quelli del Game Boy Color, per essere del Game Boy Color, erano molto belli. Questo risolleva un po' le sorti. Sì, è piacevole. Poi la sala anche giochi, se, qui non ci sta. Anche se sostituisci Spider-Man Namor e i nemici, è un picchiaduro qualsiasi. Certo. Il fascino è quello di essere, appunto, di avere questi personaggi. No, vabbè, anche le scritte. È giocabile, sì, no, le certo, certo. L'introduzione, cioè, cose un po' tipiche ci stanno. Assolutamente. Niente lei di gridare al miracolo, per carità. Beh. Sì, infatti, non mi ricordavo lo Scorpion che aveva questo. Questi costumi imbarazzantissimi anni 90. E lo Scorpione si è sempre stato così. Ma che 90? Tra l'altro, questa è alla punta della pungiglione nuova. Nuova? Ah, sì, tra virgolette. La prima era bruttissima, era proprio tonda. Mamma mia. Non aveva neanche la punta, se non sbaglio. Yeah, mi è nato. Ora si passa alla versione. Bisogna salire. Selvagnosa sta cosa, mi piace un sacco. Ti dico, mi diverte quasi più questo del resto. Ma no, io a me no. No, però... nel senso, il resto è un platform, cioè un qualunque beat'em up, sì. Questo qui lo rende un po' più Castlevania Strambo style. Oddio, Castlevania no. Mi ricorda il Castlevania brutto a me questa sì, cosa. Sì, ecco, purtroppo sì. Che si chiama... Come si chiamava? Mamma mia, ho rimosso, vediamo che... E se fosse giocabile io lo porterei sul canale, giusto per in due. Mamma mia, era... Ma che si chiama? C'è della vita. Qua, eh? Ah, okay. Ah, già, ci si arriva di là. Inguardabile, veramente. Come che si chiama? Non ricordo. Avete capito? Non so se avete capito, ci stiamo riferendo al Castlevania, quello per PlayStation... Octopus. Stiamo parlando del Castlevania... che è uscito su PlayStation Store e su Xbox Live Arcade per Play 3 e per Xbox 360. Vabbè, faccio un po' di vita. Quello che si gioca in tanti. Minchia. Che cazzo è successo? Andiamo avanti. Vabbè, no. Che si gioca in multi. Sì, una roba con la mappa che diventa piccolina quando ci si allontana. Sì. Cioè, questo qua è piccolino ma è giocabile, si vede, ci sta. Però non si vedeva niente, era veramente mega... Perché infatti... Vabbè, sì. Ah. Era proprio infattibile. Infatti lì per lì pensavo prendessero in giro, dico no. Ah, oh, che bello l'ufficio di Kingpin. Mamma che stereotipato. Vabbè. Col tappeto a forma di mappa di Street Fighter. Vabbè. Si chiama mondo, eh. No, no, si chiama mappa di Street Fighter 2. Di Super Street Fighter 2, mi spiace. Il quadro gigante è anche una trashata. Quello ce l'ha sempre avuto, sì. Kingpin c'ha il suo ritratto. Ma si era andato sto stronzo. Adesso dovremmo seguirlo. Che poi Kingpin è uno dei cattivi che io più odio in assoluto nella Marvel, eh. Ma allora, a me non ha mai fatto impazzire, ti dico l'età. Però, vedendolo ad esempio nella serie di pochi anni fa. Di Devil? Sì. Allora, ci sta come nemico di Daredevil. Vabbè, l'attore ovviamente è bravissimo. No, vabbè, non dico quello. Dico lui come cattivo, in generale. Ah, dipende come lo metti. Il capo mafioso. Esatto. Ci sta in una storia con quella di Daredevil, dove lui fa anche l'avvocato nella vita di tutti i giorni. Però quando lo tirano in mezzo in Spider-Man e in altri fumetti... Boh, non lo so. È un po' strano. Però vedi, fisicamente è molto forte, boh. Sì, ovvio. Quindi ci sta. Tra l'altro, l'ultima apparizione che mi è piaciuta tanto di Kingpin nei fumetti risale a un bel po' di anni fa ormai, 15 anni fa tipo, con la fine della run di Straczynski su Spider-Man, che in seguito a Civil War Peter Parker rivela la sua identità segreta e mandano ad ammazzare Zia May. Ah.
Peter scopre chi è, si mette il costume nero e va a far brutta Kingpin in prigione. Figato. Lo gonfia di botte e gli dice: guarda che se mia zia muore, nel frattempo torno e finisco il lavoro e t'ammazzo. Yeah. Bellissima quella storia, si chiama Back in Black, veramente bella. Fa parte di un ciclo un po' controverso che io ho adorato. Purtroppo nessuno è perfetto e l'idea, ad esempio, di una Gwen Stacy che ha messo incinta i figli di Goblin. Scusa, messo incinta, ha messo al mondo okay. I figli di Goblin. Terribile. Proprio un'idea idiota che per fortuna la gente sta cercando di dimenticare, ma io ci sono qui per ricordare. No, è una run molto bella per gli Straczynski, che parla di che ha gettato le basi per cose tipo lo Spider-Verse vero e proprio. Ok. Che è una cosa, tra virgolette, di recente, scritta da Dan Slott, che per fortuna dovrebbe lasciare l'uomo ragno a breve e mettersi a rovinare Iron Man. Ah, beh. Potrebbe essere la volta che ricomincia a leggere Spider-Man. Sì, dipende chi lo scriverà poi. Esatto. Mi sembra sia già stato detto, ma non mi ricordo. No, Sandman me lo ricordo in... Spider-Man. In uno di quei videogiochi su Spider-Man da piccolo, diciamo. Sì. Che... Certo. Non mi ricordo se era quello di cui discutevamo insieme. Sì, quello del Mega Drive. Quello che aveva in giro a fare le foto. Aiuto! Ok. Quello che aveva in giro a fare le foto di quelli là, mi ricordo che c'è un livello nel parco. Lo vedrete nel prossimo episodio. Mamma mia, lo adoravo quel gioco. Spider-Man vs. The Kingpin. Ah, vero? Su Mega Drive. Also known as Spider-Man e basta. E andar su, eh? Eh sì, c'è la vita. Ma che te frega, viene Crediti Infiniti. Vabbè, che c'entri. Bisogna giocare con correttezza. Allora avremmo perso al primo livello. Esatto, hai ragione. Altra vita. Senta lei, Capitan Findus, si muova. Carina con ambientazione comunque. Come? Con ambientazione anche, va bene. Bellina, sì. Carina musichetta. Ci sta nel complesso. A parte queste specie di Metal Gear nascoste nei palazzi che non capisco, però. Bello lo sfondo disegnato proprio come fosse. Sì, molto, molto. Stavo guardando anch'io. Lo sfondo di Manhattan, così. New York, per dire. Yeah. Hobgoblin! Ah, no. Come amo, è diversissimo da Goblin Hobgoblin. Lo so, boh, ma... In realtà no. Vola su cosa? Sì. Possiamo distruggere questi cosi, no? Non so. Forse scendendo, ma non so cosa fa. No, neanche. No, Goblin, come funziona la storia? Sono parenti... No, per niente. Ah, pensavo, ok. Anche di Hobgoblin ce ne sono tipo 3-4 versioni. A un certo punto diventa Demogoblin. Due super nemici, diciamo. Così simili. Ah, non c'è un motivo. Chiama la mancanza di fantasia. No, sono molto diversi come personaggi. I personaggi, okay. Non c'entra niente con gli Osborn. Ah, ok. Però anche lì cose che ho rimosso in realtà. A un certo punto. No, non mi ricordo, per dire una cosa, ma non mi ricordo neanche il nome del personaggio che c'è. Cioè, Ned Leeds forse diventa Hobgoblin. Ned Leeds era un amico di Peter del Bugle, se non sbaglio, eh. Ho un po' di idee confuse, ma... È certo che ce ne vuole prendere Kingpin e lanciarlo. Poi a un certo punto Goblin, durante la saga Inferno, Hobgoblin... Si sdoppiava e nasceva Demogoblin. Una roba del genere. Cose strane. Bellissima però la miniserie Masker di Todd McFarlane, in cui Spider-Man affronta per l'ennesima volta Hobgoblin, che però è diventato proprio mostruoso, così c'entra un bambino sfigurato, c'entra lui che sfigura della gente apposta, la rende come lui. Ovviamente chi poteva essere? Questo fa Castlevania di brutto.
quindi basta, ti fa affrontare proprio tutti i nemici random a caso. Ultimo, il giorno del giudizio. Oh no, sei arrivato a Latvelia, tra l'altro. Latvelia. Strambe creature, mostruose, ma qui ci sarà... A giudicare dall'equipo di creature potrebbe essere colpa di Vermin, però non ci giurerei. Sarebbe bianca un po' generici? Non lo so. Ah, infatti. Non ne ho idea, dei babbazzi. Vabbè, questo grosso qua è un po' il classico, tipo Street of Rage, grassone, sì. Minchione. Secondo, se fossi stato in Siga, qui avrei messo Kraven il cacciatore e il camaleonte, prima di due. Poi magari ci sono, eh. Che cambio di... Beh, dai, bello. Ah, carino, eh. Cambio di ambientazione a raggiunto. Aspetta che ti faccio rispawnare. Sì, in effetti ripensandoci il primo livello con Venom così, sì. Sarà già che l'ho visto. Cioè, o ci ho giocato, era lì. Chiaramente, ma io l'ho visto solo un paio di volte in sala giochi e ci è voluta questa serie di video per ricordarmi che esisteva. Ah beh sì, certo, queste quante cose dell'infanzia anche la sala giochi ho dimenticato, normale. La cosa brutta è che questo gioco, per quanto sia comunque carino, non è mai stato portato su nessuna piattaforma casalinga. Stranamente, nessuno per l'epoca mai... cosa potrebbe essere stato? Un Sega Mega Drive? 91? Mega Drive Super Nintendo, sì. Il Mega Drive non ce l'avrebbe fatta a fare tutto ciò. Veramente? Sì, no, non ce la faceva. Il Super Nintendo forse. Con degli accorgimenti, perché ti ricordo, non so se è presente, gli porting di Knights of the Round e King of Dragons sono di tutto rispetto, ma... avevano necessitato alcuni cambiamenti, gli sprite erano più piccoli, okay. La qualità non era proprio identica, ed è per quello che anche un Tower of Doom non è mai uscito su console fissa prima del Saturn, che non era Geno. No, era possibile. Quelle cose così sono belle. E a quegli anni c'era ancora la supremazia dei cabinati, perché la tecnologia che c'era al loro interno non era riproducibile bene su console. Quando sono cominciati a uscire giochi su Saturn, PlayStation, sì, comunque cazzute. Così il 32 bit hanno cominciato mangiato, a sì. Mangiati no, perché anche la versione in sala giochi di un Tekken era ancora più bella rispetto a quella su PlayStation. Però verso la, ad esempio, Ridge Racer 1 e 2 erano più belli in sala giochi. Ah. Ai tempi di Ridge Racer 4, R4, che era stupendo sul PlayStation, era più bello delle versioni arcade. Quanto è bello il disegno, anche le montagne. Sì, sì, sì. C'è proprio il fumetto. Cioè, artisticamente non è fatto a cazzo. No, per niente, anzi. Ci sta. Quanti sono? Le animazioni non sono proprio meravigliose, ma come cammina? Eh sì, quello è un po'... però quando anche devi fare nei videogiochi moderni, un supereroe, come salta, come cammina, come si muove, non è mai facile, Ho capito. Anche mi ricordo l'epoca Play 1, Play 2, c'erano tante cose molto discutibili. Ma sì, certo, adesso, però... Cioè, ovvio che arrivando ai videogiochi, che ne so, di Spider-Man, Batman moderni, che sono bellissimi, cazzarola. Per carità... Oh, prima di... un po' te lo toglio. Il castello di Doom. Ah, c'hai ragione.
Però cioè, prima di arrivare fino a questo punto, ha voglia quante schifezze abbiamo dovuto sorbirci e... In realtà non sono d'accordo. No? Perché anche su Epoca 16B c'erano cose veramente belle, anche di a livello di animazione. Sì, però... lo sapevo io. Per cui no, non è questione di potenza tecnica. Beh, quello però aiuta, eh. Per niente. Cioè sì, aiuta perché puoi fare invece di 3 frame al secondo, cioè 3 frame di animazione, puoi fare 44. In un gioco di supereroi di robe veloci. No, d'accordo, cambia. Però... Scusa, Sonic. Beh, ma è diverso. Era di un dinamismo pazzesco, anche se aveva pochissimo. Animare sta tutto nel Streets of Rage 2. Cazzo, okay. Streets of Rage 2 i protagonisti sono giganteschi e sono animati da Dio. No, ok, però parlo tipo, che so, i Batman moderni, dove c'è ovviamente un Batman gigante, bellissimo, che fa cose fighissime. Ma è ovvio che è più complicato, lì devi fare. Non dico che deve essere realistico, però in Arkham Asylum, cazzo. Certo. Sì, spingi la tecnologia, non è più cartunoso. Si torna sempre lì al discorso di è meglio un gioco artisticamente ispirato, semplice, o un gioco che vuole fare essere realistico. Sui supereroi, per me, è molto meglio che sia artisticamente ispirato, tipo questo, tra virgolette. Beh sì, per che non un gioco vero, diciamo, con velleità di realismo, certo. Beh, ma all'epoca non potevo esistere quelle cose, non avrebbe mai retta nessuna macchina. No, certo. Quindi, sono problemi che ci facciamo oggi. Oggi, chiaramente, nel momento in cui ci sarà PlayStation 4 e il suo Spider-Man esclusiva, vediamo. Sembra molto figo. Potrebbe essere il gioco che mi convince a comprare la Play 4. Eh sì, ragazzi, ve lo sto confessando. Spider-Man è un mio guilty pleasure in qualsiasi salsa, purtroppo mi piace sempre tanto. Purtroppo, per fortuna, ci sono cresciuto. Di nuovo Goblin. Stiamo un po' riciclando i soldi. Ma di nuovo a questo cazzo di... Si vede che vanno X nemici e devono riciclarli in qualche modo. Poi anche questa cosa dei supereroi, cioè a livello di diritti, roba così, è sempre stata abbastanza... Sì. Magari c'era una casa che ne aveva uno, però non poteva... Vedi, recentemente Activision aveva i diritti di tutti i giochi di Marvel. Sì. Adesso Spider-Man Mondo e Mondo io l'ho sempre ricordato Activision. Nella mia epoca, nella mia vita. Su PlayStation? Io, cioè, dalla PlayStation in poi? Sì. Prima, spero se esistevano delle case... E il JN. Sì, vabbè, quelle schifezze lì, ok. La casa maledetta di dell'Angry Video Game Nerd. Quella. Allora, sì. Che anche lui odia perché diceva che fanno giochi orrendi. Sì. Dai, che quasi è andato. Maledetto. Un calcio in faccia. Grande. Era a terra di nuovo. Ancora. Che riciclo però, cioè, dopo un po'. Beh, è così sempre, ti ricordi, ti cito di nuovo Streets of Rage 2. Ok. Alla fine ti ricordi l'ultimo livello con tutti i boss nell'ascensore. Era. Sì, in effetti non è che abbia tantissimi nemici anche questo gioco. Un po' di stato reshuffle. Aspetta, fallo uscire. A parte i stati reshuffle di colori e altro. Ma tanto sono nemici generici, quello non è mai un problema secondo me in questo genere di giochi. Le bestiali non capisco se non rende e non so chi possano essere. Che altro fa molto berserk, che è inquietante. Oh.
fare un altro giro dei vari boss più o meno. Stiamo già facendo. Sì, dico come stiamo già facendo. Ma tu in sti giochi da sala giochi non sono mai sicuro che si possano effettivamente finire con un credito, nel senso... Wow, sei bravissimo. Sì, ma non è questione di bravura, nel senso... T'avvicini dai mazzate, non mi sembra che ci sia questa... No, esatto, devi essere magari precisissimo, bravissimo, cioè conoscere in teoria la hit detection e i pattern. Sì, non è impossibile, cioè quasi impossibile, a meno che non ci giochi veramente mille ore e poi vabbè, è ovvio che con un credito riesci a finirlo. Però... Cioè, secondo me erano fatti anche un po' stronzi e difficili all'epoca. Allora, apposta sicuramente, per mangiare, sicuramente, quello... è ovvio. Vedi anche qui quando esce fuori a forma di sabbia non puoi colpirlo, però non ti colpisce, tutte queste cose qua. Effettivamente sì, se espertissimo potresti finirlo con un credito, ma cioè, chi mai ci riuscirebbe? Era la domanda. Allora, sarà il vero Dottor Doom o un Doombot? Perché il Dottor Doom di solito, ogni volta che nei fumetti sembra che stia morendo, cose simili. Ah no, era un Doombot. Le classiche trovate. Beh, ci sta, è come Iron Man può mandare le armature in giro per i cazzi loro e controllare la distanza, non mi aspetto di meno dal Dr. Doom. No, certo, però non so, poi alla fine scrivi storie su un personaggio da 50-60 anni, secondo me ha inventato più di tutto e di cui tantissime cavolate. È un po' quello che non apprezzo di fumetti americani. Sapevo io. Lo sapevo io. Beh sì, dovrebbe esserci il livello nel castello in 2D. Cioè. Volentini si muovono anche quando fanno queste cose in 2D. Eh sì. Un po' un maggior dinamismo non avrebbe fatto male. Quello dico. Va bene, Okai non è. Di solito non è un ninja. Però Black Cat e Spider-Man si cazzano. Ah, può colpire. Sì, sì. Che distruggere il nostro cielo. Vabbè, facile allora. In quanto Spider mi ci attaccherei, li spaccherei dall'alto. Simulare. Sì, beh, cose così complesse, volute, non potevano farle, secondo me. Cioè, queste macchine non ci arrivavano mica. Il concetto del più avanti con le console, più potenziali, più cose fighe puoi far fare al tuo cavolo di supereroe. Sì, sì, quello è ovvio. No, come distruggi pure. Vai. Ah, dicevo, come le distruggi? Non le distruggi. Ah, ecco. Ti esplodono e basta. C'è un prima quello. Sì. Che anche attaccando da sotto, no? Qui è proprio... una specie di mine. Da stronzi, eh. E quindi dice, va bene, ti facciamo perdere un po' di soldi. Esatto.
sì, erano fatti anche apposta. Sì, ma un conto è la sfida, un conto è... la stronzaggine. Non stronzaggine, un conto è ti ci metto davanti io. Cioè, devi superare questo punto come? Prendendo danni. Quindi se sei arrivato con poca energia perdi il credito sicuro. Se ce n'hai tanta, te la tolgo così arrivi al boss e poi al boss tu dovrai... per forza di cose... usare un credito nuovo. Bello tecnicamente. Qui c'è la faccia di Dottor Doom. Sì. Oh, questa mi sembra più un'arena adatta al combattimento finale. Un cavolo di scuola. Sì, vabbè, è impossibile. La madda. Vabbè, sì, è tostissimo, vabbè, che sei il boss finale. Si vede che... si vede che è tostissimo. Beh, spero che il combattimento finale... No, secondo me non è il boss finale. Non sia così, però. Cioè, spero che sia in... esatto. ...corrimento. Se no, tradirebbe un po' il tuo vero spirito. Sì. La picchia duro. Beh, ci stanno picchiando forte, quindi... picchia duro. Guarda che mazzate! Cioè, se capiti sotto, è quasi sicuro che... eh sì, infatti. ...che muore. Spider-Man! Riesce anche ad angolare, maledetto. Battuto. Il vero potere. Mamma mia, quanto è castelvagnoso draculoso. E ora? Ah! Che schiaffone. Sì, ha un sacco di vita più che altro. Anche perché sono... quante barre? Ah no, forse... è una ma... è già nera? Sì, ma vedi che ci vuole un sacco, cioè che prende pochissimi danni. Ma non è vero. Beh, rispetto a prima. Tre colpi, vabbè, capito. Sì, mi sembra molto più... in carne, in gamba. Esatto, anche la distanza con la tua mossa. E tu non ce l'hai premendo tutte due insieme? Sì, ma sono quasi morto. Ma cosa fa? I fumi. Ah, ok. Ecco. Ah minchia, bella. È quella che uso nel 2D quando... ah sì, certo. Dato. Infatti, mi sembrava strano. Ah, figata con tutte... dove cazzo siamo? Le munizioni. Lo sfondo che cambia. Le robe elettriche che esplodono. Caro vecchio Dottor Doom. Che ricordo la sua versione peggiore. Cioè? Nei fumetti. Nel numero dedicato all'11 settembre. È un gran bel numero. È una cazzata. Cioè, una cazzata tra virgolette. Mi sembra... mi sento anche stronzo a definire una cazzata. Nel senso che devono giustificare. No, no. Mi sento uno stronzo io a dire che è solo una cazzata quel film. Però narrativamente parlando non aggiunge nulla. Ho sbagliato, cazzo. Però lì, tra tutti i cattivi che assistono alle al crollo delle Torri Gemelle, okay, si vede un primissimo piano di Doom sotto l'elmo e piange. Adesso. Oddio. Ci ha buttato dentro un terzo giocatore per a sbaglio? Caso, sì. Vabbè, che tanto sappiamo. Però da bersaglio. Grazie. Ma adesso questi eventi un po'. E il Dottor Doom che piange mi sta un po' sul cazzo, perché lui. Va bene, è una cosa efferrata e tutto quello che vuoi. Io non l'avrei inserita nella continuity Marvel. Nel senso che. Avrei evitato di mettere le Torri Gemelle nel landscape di New York. Fine. Dottor Doom non è che di so. È un altro robot. Cioè il Dottor Doom, Magneto, sta gente non è che di solito mira a fare beneficenza. Certo. La madonna. Ha fatto i finti Venom. Mi sono sempre chiesto, non essendo molto esperto di tutte queste cose, come tanti eventi reali fossero
Spider-Man. No, li buttano dentro tranquillamente. Cioè, il presidente degli Stati Uniti a un certo punto era Obama. Adesso credo sia Trump nei fumetti che escono in America. Ma sai, fa un po' strano tutto questo presente vero nel... Infatti, no, anche a me non piace tantissimo. Cioè, che... preferisco quando mettono nomi finti. Ok. Perché hanno parlato sicuramente di cose storiche, giustamente. Soprattutto, soprattutto in fumetti come Captain America. Sì, certo. Il teschio rosso, l'Idra, che sono coinvolti con il fascismo, tutte queste cose qui, il nazismo. Però... Sì, è una di quelle cose che ho apprezzato di meno di... dei fumetti, però... Ti ripeto, non è che sia un grande appassionato a... Figata la cosa di Venom, si moltiplica a caso. Prende molto lo scontro violento. È la sindrome dei... I boss che diventano nemici normali. Tipo Dark Souls. Il Taurus Demon e il Capra Demon incontri una volta e ti sparano il culo. Finito? Che figo. Il castello di Doom sta brucia in, in lontananza. La battaglia è finita. Però, nel tuo cuore, sei sconvinto che Doom prima o poi tornerà. Ma dovesse arrivare quel giorno, sai che sarai lì per sventare i suoi piani di malvagi. Dopotutto, è ciò che significa essere un supereroe, no? Ovvio, e adesso come tornate a casa? A piotte. Che fighi, a Gordon Sandman. Ecco, no. Presentato da Sega Enterprises. Ragazzi, carino, divertente, un picchiaduro. Un picchiaduro ispirato allo all'uomo ragno. Uomo ragno, anzi. Per niente brutto, purtroppo relegato alla sola scena arcade, quindi giocabile solo tramite MAME, e sono contento di averlo giocato finalmente, anche se abbiamo barato, abbiamo dato i crediti e tutto quanto, ci sta, e con questa scritta molto cartunosa vi do appuntamento al prossimo episodio di Spider-Verse. Ciao, alla prossima.